Ogni giorno, puntuali 365 giorni all'anno, l'almanacco e l'oroscopo. Oggi 9 febbraio. Ciao da Mauro, Santa Apollonia. Per i compleanni abbiamo una conduttrice televisiva che vediamo spesso la domenica, nel 1974 Lorena Bianchetti. Lui è stato allenatore di pallavolo, manager sportivo argentino Julio Velasco, nato il 9 febbraio del 1952. Pronti con l'oroscopo? Prima la frase di oggi, buona la forza, ma è meglio l'ingegno. Ariete, riuscirete a mettere a tacere un rivale nel lavoro che aveva tutta l'intenzione di guadagnarsi la stima di alcune persone facendo credere di avere portato avanti lui un programma svolto quasi esclusivamente da voi. Gli dimostrerete che avete grinta da vendere e che ha commesso un grosso errore. Toro, incassate il colpo con un sorriso. Anche se non sarà semplice, le cose hanno comunque preso una certa piega e in questo momento pare proprio non si possano modificare. Puntare i piedi non servirà che a farvi inasprire ancora di più. E poi ricordate, sorridendo riuscirete ad apparire superiori. Gemelli, idee brillanti e costruttive vi porteranno in primo piano e la vostra ambizione sarà appagata totalmente dalla scelta di alcune persone fatta su di voi e che vi darà carta bianca in ogni vostra azione. Meglio di così non potrebbe andare. Evitate solamente di impegnarvi su troppi versanti contemporaneamente. Cancro, vi appare tutto sbagliato oggi e non vi sentite liberi di dire e fare ciò che vorrete. In parte è vero, forse troppa libertà non vi è concessa, ma in fondo tutto procede come sempre e con i ritmi abituali, solo che voi in questo momento non siete disposti a sentirvi limitati e, di conseguenza, scalpitate. Leone, pretesti tanti, troppe, forse per i vostri gusti, ma non è il momento adatto per porre fine a situazioni poco piacevoli per voi. Attendete di avere le idee più chiare e per ora tergiversate accettando tutto ciò che vi viene proposto. Avrete modo di rifarvi al momento opportuno. Vergine, userete molto tatto per far capire a una persona che sta commettendo un grosso errore. Se vi accorgerete che non vi dà ascolto, non insistete. Prima o poi verrà a cercarvi per farsi dare una mano. Sarete dotati di buone intuizioni in ogni campo, ottima anche la forma fisica. Bilancia. Sfruttare al massimo la vostra capacità di concentrazione è l'obiettivo che dovete prefiggervi. Siete su di tono, niente vi stanca o vi spaventa. Dateci dentro quindi e realizzate quante più cose potete. È il momento adatto per parlare e chiarire eventuali malintesi legati al passato. Troverete le parole giuste per farvi capire. Scorpione. La fortuna sarà dalla vostra parte in quasi in ogni iniziativa. E allora non perdete tempo e organizzatevi intorno a ciò che vorreste realizzare per primo. Idee chiare, determinazione, faranno il resto. Nessun ostacolo riuscirà a bloccarvi. Cercate comunque di non dare l'impressione di volere dominare tutto e tutti. Sagittario, valutate il peso dell'impegno che dovrete assumere prima di dire che potrete cavarvela in poco tempo. Forse non è come pensate, potreste rischiare di dover poi precipitare ogni cosa creandovi grosse tensioni. Meglio prendere tutto con maggiore ponderazione per non rischiare errori che poi si erano rivelati evitabilissimi. Capricorno, il tono nervoso oggi potrebbe essere particolarmente sotto pressione. Evitate di prendere tutto troppo sul serio o finirete per arrabbiarvi in maniera decisamente esagerata. Se certi atteggiamenti voi li digerite malvolentieri, evitate di farlo apparire così chiaramente. Acquario, ottime opportunità di fare qualche piccolo viaggio, per lavoro o per ultimare qualche ricerca particolare. E muovervi è sempre la cosa più entusiasmante, anche perché diventa spesso divertimento più che preciso impegno. Potreste fare incontri che si riveleranno utilissimi in futuro per voi. Pesci, forse molte cose non vanno come vorreste, ma potete stare certi che non è questione di sfortuna, o peggio ancora mala sorte. Vorreste attuare tanti progetti, ma siete i primi a non credere nella possibilità di renderli concreti. E allora cosa cercate? Datevi una mossa!